Rimane in gravi condizioni il ragazzo ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione al Torrette di Ancona, dove è stato trasportato dall'eliambulanza dopo un incidente avvenuto sulla statale adriatica Colombarone. Ieri pomeriggio, intorno alle 14.40, il 16enne di Pesaro, in sella al suo scooter, si stava recando allo stadio di Gabicce, quando una Opel Corsa Blu, condotta da un fanese di 85 anni, per cause ancora in fase di accertamento, ha invaso la corsia opposta. La prima ad essere stata colpita sul lato sinistro è stata un'altra auto dello stesso modello che veniva dalla direzione inversa. Dietro a questa stava giungendo una pattuglia della polizia stradale del distaccamento di Fano, ma il conducente è riuscito a scansarsi in tempo evitando così la collisione. Non c'è riuscito invece il minorenne in scooter che stava procedendo nella stessa direzione della polstrada. L'impatto è stato così violento che lui è caduto rovinosamente a terra, perdendo anche il casco di sicurezza. Dopo pochi minuti è arrivato l'elicottero, atterrando in un campo limitrofo, lo ha caricato in barella e lo ha trasportato in codice rosso ad Ancona, dove è stato operato al femore, ma i medici probabilmente dovranno intervenire anche alla testa. Feriti invece in modo lieve due automobilisti ricoverati all'ospedale San Salvatore, illesi gli agenti che hanno anche prestato i primi soccorsi e indenne l'anziano che ha provocato lo scontro e al quale è stata ritirata la patente di guida. Sul posto anche un'ambulanza del 118, la municipale e i vigili del fuoco di Pesaro.